Alidama, l'autonoleggio a partire da 5,90 € al giorno senza carta di credito. Info sedi alidama.it. Buongiorno amici di Ante, un buongiorno e un bentornato all'amico e collega Luca Bassotti per parlare in questo giorno, diciamo, del campionato di Serie C Girone B, anche di quello che è successo in casa Samp, ma è successo anche a Fano. Diciamo che tra il Covid e non solo c'è sempre qualche problema che hanno un po' tutte le società, però a Samp si è parlato tanto di questo, diciamo, anticipato addio di Montero, questo arrivo di Zironelli che è uscito alla grande con questa prima gara non facile a Bolzano con Sottirol. Quindi, diciamo, adoperiamo il vecchio proverbio: chi ben comincia è metà dell'opera. Sei d'accordo, Luca? Buongiorno. Sì, sì, buongiorno a tutti. Sicuramente sì, è iniziato con un risultato positivo la nuova era di Zironelli. Certo, non è stata esaltante la partita, però, considerando un po', diciamo, anche la difficoltà dell'avversario, il difficile momento che si sta attraversando, il cambio tecnico non era sicuramente semplice. Un punto l'ho definito di ripartenza, quello di Bolzano, che può servire per far lavorare più serenamente la squadra nel corso dei prossimi giorni. Ti chiedo, diciamo, questo cambio, anche perché tenendo in considerazione che giustamente anche lui ha voluto attuare questo modulo che ha sempre attuato nelle formazioni che ha allenato, questo 3-5-2, che vedendo la partita gli ha dato ragione, quindi bisogna anche diciamo dargli merito, questa abnegazione da parte di tutto il collettivo che nonostante i 2 giorni che è arrivato qui a San Benedetto lo hanno seguito in tutto e per tutto, compreso anche, diciamo, quell'azzardo, ma giustamente il tecnico ci ha parlato prima, di tenere Botta in panchina e adoperarlo nel momento più importante della gara. Sì, diciamo che il suo marchio di fabbrica è il 3-5-2, che può anche essere modellato col 3-4-1-2. È chiaro che per scoprire completamente quelle che sono le idee tattiche di un allenatore appena arrivato ci vorranno 3 o 4 partite, ma penso anche per lui, per capire un pochino fino in fondo quelle che sono le caratteristiche di ciascun elemento che compone la rosa della Samp. Vedremo quello che succederà. È chiaro che sulla scorta di quello che è avvenuto a Bolzano c'è da capire effettivamente quello che è l'idea di Zironelli su Botta, che è il giocatore più rappresentativo della Samp. Viene definito come un trequartista? Viene definito come una seconda punta? Da quello che si è visto domenica, facendolo partire dalla panchina, è parso che possa essere una seconda punta, ma non è detto che magari in altre partite possa fungere da trequartista a ridosso di 2 punte. La mia impressione è stata che domenica scorsa, probabilmente calcolando un po' tutto, il momento delicato, la difficoltà della situazione, era meglio portare a casa un risultato positivo, anche uno 0-0, piuttosto che una sconfitta, che non avrebbe permesso di lavorare con serenità, e quindi probabilmente ha pensato che in questo momento, appena arrivato, Zironelli non se l'è sentita di mettere un trequartista e 2 punte, che forse magari non può essere supportata dal restante della squadra. Quindi probabilmente è stata questa la mossa. Vedremo, e questa è la curiosità un po' di tutti, se Botta viene definita una seconda punta oppure un trequartista da Zironelli. Torno a parlare del campionato, anche perché parlavamo anche di questo avvicendamento in panchina a Fano, fuori Alessandrini, che giustamente considerava un po' una bandiera a Fano per Flavio Destro, che è tornato dopo aver allenato fermo e adesso ha preso il Fano. Però ecco, ti chiedo, si stanno anche un po' delineando al vertice quelle che sono le squadre di cui abbiamo parlato anche settimane addietro, cioè il Padova che va a vincere a Cesena senza nulla rubare, sta uscendo il Perugia, Feral Pisalò, Modena, diciamo la Samp secondo me o secondo te rientra in questo novero, perché come si parla tanto a Sametto, anche perché noi purtroppo andando sempre in giro c'è sempre il tifoso e il curioso che ci chiede, perché questa mossa un po' della società presa da presidente, da Fusca e Colantuono, è un chiaro segno che il presidente non vuole, non diciamo perdere tempo, bensì aspettare ancora per qualcosa che poteva succedere con Montero, ha voluto dare un po' una svolta e anche, insomma, un segnale alla squadra e alla piazza che lui, insomma, questo campionato lo vuole gestire in maniera diversa.
Allora, intanto aggiungerei pure la Vispesaro, che ha cambiato l'allenatore, tra l'altro ancora più rocambolescamente, perché dopo una vittoria col Gubbio, nonostante fino ad ora un campionato all'altezza delle aspettative, con l'esonero di Calderisi e l'arrivo di Donato. Però al di là di questo, ma sai, la mossa di Serafino può essere interpretata nel fatto che intanto secondo me non doveva ripartire il rapporto con Montero, perché poi alla fine bisognava comunque dare una linea di discontinuità con quello che era il passato, e anche per tanti altri aspetti. Però si è voluto partire, e d'altronde la storia dell'arrivo di Serafino era proprio segnato, no? Dalla ricerca di altri allenatori, poi a sorpresa c'è stata questa conferma di Montero. Una volta ripartiti con Montero, probabilmente l'allestimento dell'organico, secondo Serafino, è quello di una rosa di giocatori che può ambire al primo posto. Probabilmente avrà pensato che con questa guida, con la guida tecnica di Montero, forse questo primo posto potrebbe non essere garantito, e potrebbe essere garantito da Zironelli. In questo momento qui la Samp non è da primo posto, è una squadra che può stare sicuramente nei quartieri alti, ma non è da primo posto. Ci sono il Perugia, c'è il Padova, c'è la Triestina. Però secondo me, al di là di tutto questo, ci sono delle grandi incertezze in questo campionato. Si continuerà a giocare con questa curva del Covid che sta crescendo di giorno in giorno, con le misure sempre più restrittive, con squadre che sono zeppe di Covid. Io ti voglio ricordare l'Arezzo, che affronteremo mercoledì, ieri sera ha ufficializzato che ha 14 giocatori contagiati e 4 dello staff tecnico, tra cui l'allenatore Camplone. E calcolando un po' tutto il discorso dell'isolamento domiciliare, che ci vorrà 10 giorni, pensate bene che insomma probabilmente verrà rinviata la partita con la Sammettese, ma secondo me è probabile anche che il campionato venga anche bloccato, e la Lega Pro infatti non esclude questo fatto. L'altro giorno c'è stato un consiglio direttivo dove si è parlato di 3 possibili scenari nel qual caso si dovesse bloccare il campionato, per cui diciamo che c'è questo alone, tutti questi punti interrogativi attorno al futuro di questo campionato. Poi se non ci fosse stata eventualmente anche questa, come dire, questa pandemia, cominciare il campionato senza mettere dei paletti, senza stabilire quali sono le squadre che salgono, se ci saranno i playoff, quante squadre lo faranno, come verranno stabiliti i playout, onestamente che campionato è questo qui? E quindi ci sono tanti dubbi, con il fatto poi di questa pandemia che non consente serenità sotto l'aspetto economico-finanziario alle società. No, poi aggiungo che pare che dovrebbe essere anche definito, non so se questa settimana, come saprai, anche la Serie D, cioè tutti i vari gironi, perché già il girone F, quello che ci riguarda un po'. Sulla Serie D, cioè praticamente sulla Serie D è stato deciso, cioè si bloccherà anche la Serie D, si giocheranno solamente le gare di recupero. Quando si completeranno le gare di recupero, si bloccherà il campionato di Serie D. E quindi mi hai tolto la domanda, perché giustamente era un po' in allarme, perché la scorsa settimana di 9 incontri sono esagerati 4, quindi se ti porti dietro sempre recuperare a un certo punto che dopo non riesci più a gestire. Quindi ecco, ipotizziamo che si vada avanti, comunque questo dato che hai dato tu, che giustamente non tutti sanno, che l'Arezzo, parte all'ultima anche di ieri, che anche lo stesso Ascoli, Bertotto e due, cioè questa si sta allargando a macchia d'olio. Sì, il DPCM adesso sta chiudendo con le zone gialle, ragioni rosse, però io penso che quando alla fine, come dicevi tu, si arriverà, non so, sperando più tardi possibile alla chiusura generale, perché ci sono molte regioni che dicono perché noi sì e le altre no, quindi poi ci sono delle disparità, ci sono tante cose, e poi lo sport è un po' come la cultura, è un qualcosa che va non per il quotidiano, per chi lavora e per chi deve sopravvivere, bensì, non diciamo divertimento, ma quasi, quindi diciamo che lo sport e la cultura vengono visti in maniera diversa. Sì, sì, ma questo sicuramente sì, ma d'altronde sono argomenti ormai attuali con questa pandemia che non cessa. Ti ripeto, secondo me, cioè, anche la stessa Lega Pro
sta valutando l'eventualità, e d'altronde non a caso appunto l'altro giorno c'era stata questa riunione del consiglio direttivo che ha come dire, deliberato tre possibili scenari nell'eventualità che venga sospeso il campionato. È chiaro che poi questi scenari devono essere vagliati poi dall'assemblea di Lega, quindi di tutte le società, e in un altro caso è quello definitivo al Consiglio federale, quindi vedremo quello che accadrà. È una situazione che va monitorata di giornata in giornata, però è ovvio che questa situazione così un po', diciamo, di incertezza deve far riflettere la Sanmettese e far capire che bisogna prendere più punti possibile nelle giornate in cui si giocano, perché da un momento all'altro potrebbe anche essere bloccato il campionato e cristallizzata la classifica. Ecco, quindi questo è importante, che la Sanmettese deve cominciare a fare punti prima possibile. Ecco, l'ultima domanda la faccio proprio per quello che sarà domenica prossima: il Perugia si gioca alle 17:30 a Riviera, purtroppo si rigioca senza pubblico, quindi anche quella parte di tifosi 8-900 che erano venuti, giustamente quel sostegno che danno alla squadra, ma anche che c'è questa voglia di calcio, sì, la vedi in televisione, ma non è mai come l'assisti dal vivo. Niente, quindi Perugia potrebbe essere quell'altra tappa, dopo che è stato Modena, Bolzano, e era per vedere anche questa Samp, come dicevi tu, dove può stare, nei quartieri alti oppure di media e bassa classifica. Però ecco, intanto, Covid permettendo, domenica affrontiamo sto Perugia. Sì, sì, è così, magari vedremo anche con più dovizia di particolari quello che è del discorso tattico di Zironelli e in quali condizioni si trova la squadra. L'avversario secondo me è di primo livello, di primissimo livello, credo che sia la squadra più accreditata a vincere il campionato, sia per l'organico che ha, ma anche per le motivazioni che ha dentro e che sono dettate dal presidente Santopadre, che vuole assolutamente ritornare subito in Serie B dopo lo scioccante campionato della passata stagione. Un avversario di grande livello tecnico, con giocatori importanti come Melchiorri e come Murano, che sono i due attaccanti della formazione umbra. Probabilmente non ci sarà la mente pensante che è Burrai di questa squadra, però rimane il fatto che questa è una squadra molto pratica, senza tanti fronzoli, bada al concreto, non di grandissimo spettacolo, però è una squadra che pian piano si è, come dire, ambientata in questo campionato dopo le iniziali difficoltà, e ora arriva a Riviera delle Palme con 4 vittorie consecutive e con una Samp che sta pian piano cercando di immagazzinare un po' le idee tattiche di Zironelli, e vedremo che partita verrà fuori. Luca, è sempre un piacere averti nei nostri studi, grazie della visita, e sperando sempre che possiamo riparlarne più là, che questo Covid non ci blocchi almeno questa cosa che ci fa vivere da tifosi, diciamo da sportivi, perché che qua piano piano si sta togliendo un po' tutto per quello che è il sopravvivere quotidiano. Grazie ancora e sperando di vederci domenica allo stadio. Grazie a voi, buona giornata. Alidama, l'autonoleggio a partire da 5,90 € al giorno senza carta di credito. Info sedi alidama.it.